Ciao ragazzi, allora oggi non c'è il Giro d'Italia, ma c'è il wrestling. Oggi parliamo di Backlash, il pay-per-view, primo pay-per-view dopo WrestleMania a reti unifica, roster unificati, come torna si è tornati insomma come era una volta, quindi sia match di SmackDown che match di Raw. Pay-per-view. Allora, io ho avuto la sensazione che nessuno aspettasse con ansia questo pay-per-view. Forse dovuto al fatto che, non lo so, forse aver fatto Greatest Royal Rumble poco tempo fa aveva già portato via tutta l'attenzione, ecco. Onestamente è stato un pay-per-view brutto, brutto, senza cambi di titolo, ma vabbè, quello è il meno, è proprio una questione. Alla fine, non c'è stato un match che dico, forse The Miz contro Seth Rollins, perché comunque Seth Rollins lo spettacolo te lo garantisce. Nakamura e AJ Styles hanno fracassato tre quarti di balle, non se ne può più, perché alla fine il match non arriva, un match infine normale, cioè, no contest, no contest, no contest, ma che palle ragazzi, ma che stress. Fate vincere uno dei due, a me piace AJ Styles, ma se deve vincere Nakamura, fatevi vincere Nakamura e andiamo avanti con un'altra storyline, perché non se ne può più, non se ne può più. Anche sta roba qua basta. Poi Lesnar, io ve lo giuro, io adoro Brock Lesnar, io adoro Brock Lesnar. Credo proprio di essere uno dei fan incalliti di Lesnar. Però non può difenderlo tre pay-per-view all'anno e poi, non spa e poi sparire, non farsi vedere a Raw, non farsi vedere nel. Cioè, ma va, cioè, allora, se è così, cambiagli cintura, perché. Ripeto, io adoro Brock Lesnar, ma non può andare avanti così la storia. Poi non ho capito l'utilità del match Samoa Joe contro Roman Reigns. L'avrei capita nel caso Samoa Joe restasse a Raw. Allora a quel punto lì poteva essere un number one contender per il nuovo sfidante a Brock Lesnar. Così hanno fatto un match, sì, vince Roman Reigns, ma bah. Bah. Poi Carmella che batte Charlotte, questo probabilmente l'idea è quella di continuarlo fino a Money in the Bank, però francamente io Carmella campionessa continuo a non vederla. Cioè, meno male che almeno Nia Jax ha tenuto il titolo con Alexa Bliss, anche se mi piace anche Alexa Bliss, però credo che Nia Jax meriti di tenere un pochettino la cintura. E niente, quindi tutti questi match francamente. Poveri, poveri, senza. Insomma, mi aspettavo molto di più da Backlash e invece mi sono trovato un pay-per-view, diciamo, lo scadente. A me non è piaciuto per nulla, un voto bassissimo, un pay-per-view che più che un pay-per-view sembrava una puntata mista di Raw e SmackDown, senza nulla, ecco. Quindi, sinceramente, rimasto molto deluso, salvo alcuni match, ripeto, Finn Balor, Finn Balor, c'ho Seth Rollins contro The Miz, sicuramente, ma. Onestamente poca roba. Poca roba, non ho capito neanche il tech team che hanno battuto Sami Zayn e Kevin Owens, Braun Strowman. Cioè, ma anche quello, ma perché? Cosa c'entra? Braun Strowman ha appena vinto la Greatest Royal Rumble. Cioè, non dico che devi dargli un match per il titolo, però metterlo in questo match non ha senso, quindi veramente tanto non senso. Sicuramente penalizzati dallo shake-up, ma lo shake-up lo gestiscono loro, quindi non è che penalizzati fino a un certo punto, voglio dire, se tu metti AJ Styles, se tu metti Samoa Joe contro Roman Reigns e poi lo fai passare a SmackDown, vai, sai a quello che stai andando incontro. Se tu metti un match per il titolo intercontinentale, Seth Rollins e The Miz e passi The Miz a SmackDown, sai che cosa va incontro, ecco. Quindi Jeff Hardy ha tenuto il titolo contro Randy Orton. E anche lì a me va bene perché io vorrei Randy Orton. Ecco, la domanda è: ma perché invece di continuare a spingere Nakamura non spingono Randy Orton contro AJ Styles e gli facciano vincere sta cintura che probabilmente Randy Orton la meriterebbe di più di quello di Nakamura? Attenzione, io anche a me Nakamura piace, lo ricordo alla New Japan Pro Wrestling, lo ricordo negli Inoki Jiron Federation contro Kurt Angle che fece dei match pazzeschi, fecero dei match allucinanti, però. Non è quel Nakamura lì, è un Nakamura che in WWE arranca, quindi basta, basta, cioè fategli vincere il titolo sicuramente, ma fatelo in fretta, perché sennò la gente si rompe le scatole e si è giocata questa storyline, perché questa storyline secondo me se la sono giocata, perché ormai non si può più già vedere, c'era uno scartavetramento di balle. Bene ragazzi, quindi voto basso di Backlash, voto 5, cioè più in basso del 5 dai, deve essere proprio una schifezza, non l'è stata, perché poi io sto esagerando con i commenti. Ma alla fine, perché mi aspettavo troppo, forse anch'io aspettavo tanto da questo pay-per-view. Comunque, voto 5 e adesso speriamo che dalla prossima puntata di Raw SmackDown arrivare al Money in the Bank
Money in the Bank sia, spero che sia uno spettacolo decisamente migliore. Io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!